Harry Potter sei è tornato, oso costavate aspettare. Io sono un pochino in cassa, arrabbiato, perché la trama rega non ci sta. La seconda parte del sesto film di Harry Potter, che la prima parte, un mese di lavoro, 25 giorni di editing, 1 ora e 10 di video, buttati per 4 secondi di Always. Ma non la levo, no! Portaci vostri. Vabbè, Harry Potter 6 ricomincia con la spiegazione del voto infrangibile. Allora, no, prima un po' di lavanda. Che rivela sempre più la sua natura psicotica. Ma che sta a fa? Spoiler al Trono delle Spade? Harry, aiuto! Vuole solo il mio corpo! Anche se gli dico con mal di testa, lei mi petrifictusa totalusa e fa come gli pare! Salvami! C'ho già che assimilato salvar mondo, per cortesia! Passa pure, Hermione! Se ne va, Hermione! Vabbè, il voto frangibile. Che succede se lo infrangi? Muori! Oh, ripartiamo subito, pam pam, con le cose belle! Muori! Già! Come sti due? Harry passa le vacanze dagli Weasley e c'è pure Tonks. Ma allora c'è sta l'attrice? Ma fagli fare le scene allora, no? Quelle che ha messo Luna! Ma lo sai perché hanno messo Luna? Te lo dico io. Perché dal quarto film l'hanno buttata proprio alla Dawson Creek. Coi tineggerini, capito? Ci stanno più pezzi di Luna e Lavanda che i ricordi di Gaunt. Non lo accetto. Non lo accetto. Vabbè, famo come ci pare. Yeah! Tonks non è più allegra come una volta. Lo si denota anche dai capelli. Non più rosa shocking. Funziona un po' come qua anelli che cambiano colore a seconda delle emozioni. E perché? Triste? Lupin? Perché te c'hai i complessini? No, 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 no. Dai, Remus. Tromba, no! Devi trovare uno bravo, della tua età, sano! E poi se ti mettessi incinta, uscirebbe un fio, mezzo lupo, ma soprattutto mezzo sangue. La cosa importante, eh? Metalupo! E tanto mi sono abituata ormai agli Stark! Parliamo del voto infrangibile, dai! Sei sicuro abbia detto così? Sì, non è possibile. Devi fidarti di Silente, Harry. Meh, come ti permetti? Dici così solo perché Piton te sta antipatico. No, no, cioè sì, me sta antipatico. Ma lo dico perché l'ho sentito. Baggianate, babbanate. Cazzo, raga, dopo 6 film che salvo il culo all'universo dovete cominciare a credermi però, eh. Che cazzo deve fare uno per essere creduto da voi non prescelti poracci? Non litighiamo tra noi. È questo che Voldemort vuole. E allora dammi retta! Vaffanculo! Ginny si appizza vicino a Harry. Arthur mo sbrocca la sua piccina! Allora io vi lascio soli. Harry, da quando mi hai detto nel secondo film dell'esistenza dei preserva cosi là? Beh, ne ho creati alcuni magici. Ci ho messo l'incantus retardus interruptus. Ma non lo dire al ministero! È un film per famiglie! Ora devo proprio andare. Ginny, a chi ha proprio scelto in famiglia? Son nata per questo. Apri la bocca, Harry. Sbo, 9 settimane e mezzo. Sangue. Ginny, ma che cazzo stai a fa'? Ormai non so più a quante scene filler stiamo, eh. Qua ormai stiamo oltre Boris. Squadra antimafia, squadra anti-Horcrux. Smarmella, dai. L'hanno buttata sul teen drama, regà. Pare un anime giapponese. Ginny, ma non stai con Dean? Sì. Oh, contenta di... Andiamate! Com'è? Buona! Grazie! Ora che ci penso! Sei così affettuosa e hai i capelli rossi e il tuo nome finisce per Y come la mia mammi... Oddio! Oddio! Sono un cliché con uno sfregio in fronte! Che c'è, Harry? Vai via! Ci pensa Ron e interrompe le scene filler dei minorenni circondati dalla tensione sessuale. Che cazzo state a fa? Apri la bocca, Harry! Altri minuti sprecati per le cazzate, anziché le scene con senso, me lo segno, tipo Creecher, Dobby, i pezzi di Tonks, che la vediamo sempre più abbacchiata già dal treno, e i ricordi di Voldemort giovane, che si fa assumere da magie sinister, e fa i pezzi alla Sawyer truffatore, gentiluomo, e frega la roba rara alle vecchie. Vabbè, vedevo se hanno messo, voglio ancora crederci. Harry parla con Arthur, pieno di roba babbana. Che modifica! Arrestatelo! Arrestate da solo! È come se uno da Dia a casa c'è i pacchi d'erba arti così, col camino trasformato in bong. Ma che davvero davvero? Comunque, abbiamo perquisiti Malfoy. Sotto tua soffiata, spia. E Sinister. E... non abbiamo trovato niente. Ma hanno fatto pure il cazziatone. No, quello è un armadio svanitore. Ma è uno
di colpi di scena finali e o sbacchi così? Te, che c'entri proprio un cazzo, karma di osvaritore, te non dici queste cose a Harry, mai. Sì. Ti permette di teletrasportarti da un armadio. Possono trasportarti praticamente dovunque, dovunque, dovunque. All'altro! So due, so collegati! Uno da Sinister, uno dalla stanza delle necessità! Per questo Malfoy cerca di ripararlo! Perché dite le cose a caso e non dite che so collegati? Così, visto che la gente ne ha fatto vedere uno da magia Sinister e uno nella stanza delle necessità, ma che vuoi far credere che quello di Sinister è nella stanza delle necessità? No, così la gente capisce che so due, no? Ah, uno qua, uno là! No, marchingegni complicati e imprevedibili! Ma porco, lo usavano in gioventù per le stronzate, non è vero niente. Vabbè, l'avevo scoperto, spaccamolo. L'avete spaccato quello dei Sinister? È ancora là. Ma creano i buchi di trama apposta. Inquadratura fuori dalla trama. Inquadratura fuori dalla tana. Lupin. Incorreggibile. Shy Tick. Ma che si sta trasformando? Me sa? No, no. Capta che c'è qualcosa che non va. C'ha i poteri incredibili. Non lo so. Filler su filler. Oh, regà. Regà. Ma sì che ste cacciate, no? Ma a parte. Ma fagli dire che il lupo mannaro che abbiamo visto inizio film, Greyback, Ferrir, come i cosi nordici tra l'altro, è quello che ha morso Lupin quando era bambino. E che sguinzagliare i lupi mannari contro i bambini è un'arma che Voldemort usa per spaventare gli oppositori. Proprio la mafia! Una cosa bella da sapere, no? Ecco Lupin, vedi quello! No, no, porca! Harry assiste alla scena, ma Ginny gli arriva da dietro. Niente, Ginny ha deciso che stasera hai la scarpa slacciata. Ginny che sta fambe! No, taglia, taglia però a sto punto. Sto scendendo in basso pure io, Questo film mi sta a provare, proprio. Stiamo a 15 minuti di filler di seguito. O almeno 20 in un'ora e qualcosa di film fino a mo. Arriviamo a Dio, ma lo possono mettere tutto. E vabbè, te credo. Mannaggia. Ma fossero scene con senso. Vabbè, me la posso allacciare da solo. Non sei mia madre, lo vedi che sei mia madre. Ma no, Harry, vattene. No, se stanno per baciare. Random a Natale, troppo presto. Dracras frizzone. Bellatrix. Che cazzo sta succedendo in questo film? Cazzo, regà, cazzo. È come Death Note di Netflix. Tutte cose a caso. Come cazzo fai a chiamarlo Harry Potter? Non è Harry Potter, è un'altra storia questa. Ma sono il primo a cazzarsi, non ci credo. No, non è possibile, infatti. Quanto gli hanno dato a sto film? Andiamo a vedere le recensioni. Mortacci vostra. Ah, beh. Se no, dai, pure io. Faccio un film di Dragon Ball. Goku è un liceale che ci vuole prova con una. Il maestro Muten cura la gente con i Kamehameha. Oh, ma l'hanno già fatto. Cazzo, è la stessa cosa, accettatelo. Vabbè, questi vanno per frappe. Il mistero si infrattisce. In teoria qua, dopo il pezzo di Lupin che spiega The Greyback, o come cazzo si chiama, arriva il ministro nuovo, Scrimgeour, a parlare con Harry per dirgli di far l'uomo immagine al ministero, dopo che loro l'hanno schifato per tutto l'anno prima. E Harry avrebbe accolto con gioia la possibilità di dirgli quanto facciano cagare, perché lui è l'uomo di Silente, sempre e comunque. E invece Bellatrix fratte con Ginny per costruire il rapporto loro. E lo forzi così. Ginny e Harry, magiche avventure. 9200 Horcrux. Capelletti rossi e il lupo mannaro. Le fiabe. Ecco Ferrir Greyback. A caso proprio. Stupefaction. Protego Pau. E se ne va. Swish swoosh vari dopo. Arrivano pure Tonks e Lupin. Combattono un po'. E poi se danno. Ma danno fuoco alla tana. Tutti piangono. Oh, siete maghi! Agguamenti, regà, ma che voto Dio! Ma poi che senso ha avuto sta scena? Io ne so quanto voi da 10 minuti al vero Bori a sta parte. Si torna a scuola! Niente ministro, niente storia dei lupi, niente trama vera. Ok, Harry discute sul fatto che hanno tentato di farlo secco, ma vi siete più guardati che attaccati. Mentre Ron si fa mettere il collarino nuovo, la collanina nuova, dalla sua lab. Vado a sbrattare, ciao. E se ne va davvero? Ma non era una battuta? Oh, un ricordo di Voldemort! Sì! Quello dell'umacorno.
Niente. Saltati quelli della vecchia. Che la chiamo vecchia perché il nome mo provo a dirlo, ma lascia perdere. E i Gaunt. Ma porco. Tutto il libro si basa sui ricordi di Voldemort. Tutto il libro! Il sesto libro è Libro de pozioni del principe mezzosangue e ricordi di Voldemort. Ste due cose, c'è quasi niente. Ma, però i pezzi hanno o sì, e non così. Mini spieghino del Moricino. Voldemort, uscito da Hogwarts, va in giro alla ricerca della roba rara, appartenuta ai quattro fondatori di Hogwarts. E si fa assumere da Magie Sinister, il negozio di Nocturne Alley. E tutti quelli che lo conoscevano, anzi, ma ragazzo così bello, intelligente, affascinante, simpatico, va a lavorare a quel postaccio. Che spreco! Ma lui gli serviva. Per avvicinare la gente coi sordi che bazzicava sti posti un po' così. Tipo... Eccola. Epziba Smith. Cioè, cazzo, il cognome più basico dell'universo, Smith. E il nome è Bravo. E il nome Interferenza Smith. Perché Smith, cazzo. O dici tre volte davanti allo specchio, devi avere diabete come questa, perché è un po' cicciottellina. E aveva una cotta per Tom. Truffatore proprio, quelli, capito? Il classico bello affascinante che ti frega tutto. Light, raga, è light. Tom, il nome è Light. E a cui? Una coppa appartenuta a Tosca Tasso Rosso e una collana che poi ti dirò e un altro ricordo, quello fondamentale che ci doveva essere. Cazzo, tu non me puoi tagliare quello, no. È come se a Star Wars chi è il padre di Luke Skywalker? Boh, Yoda. C'è Zekila, i Denver Broncos, non te lo dicono, cioè è fondamentale, cazzo. Vabbè, te lo dico io. Il ricordo che parla dei Gaunt, estratto da Bob Hodgen, non lo so, un funzionario del ministero che andò a trovare questi fantomatici Gaunt che vivevano in una baracca a Little Angleton, il paesino del quarto film dove stava Voldemort. Questa famiglia era composta da Orvoloson, il padre, Orvoloson, Orfin, il figlio maggiore, analfabeta funzionalibus, che parla praticamente solo serpentese. Passo attacca a Babbani, il matto del paesello, o scemo del villaggio. E Merop, la figlia minore, succube desti due, poverellina, bruttarellina, piccolangela, madonna, faceva una pena assurda. Hodgen era andato a chiedere spiegazioni in merito agli attacchi a tutti sti babbani. E loro, prima millantano discendenze, millantano no perché è vero, da Salazar Serpeverde in persona. E infatti hanno due degli oggetti appartenuti a Salazar. Una collana d'oro con lo stemma Serpeverde e un anello con una pietrina particolarina. E tu mi dirai, ma come, vivono una merda nella baracca nonostante abbiano sta roba? E certo! Piuttosto che vende uno di quei cimeli, Orvoloson venderebbe Merop. E so serio, è una citazione. Quindi prima discendenze e tutti i discorsi babbani, che merda! Razzismo, babbanismo ai massimi. Sangue puro, ale ale! Sangue puro, ale ale! Poi attaccano pure Bob, perché loro fanno come gli pare, i re di Serpeverde. Orvoloson? N'ha già sentito sto nome? Era il nonno di Voldemort, infatti. Quanto sarebbe stato fiero di un nipote così? A casa mezzo sangue, cazzo. E Orfin è il padre? Il pazzo attacca a Babbani? No, Merop, quella brava, fino a una certa, era la madre di Voldemort. Anche la madre di Voldemort è importante, come Lily. Magari la mettono dopo, vedemo. Ci voglio credere. Torniamo a Voldy ai tempi del liceo. Aveva già un clubino di gente che lo adorava. E possiamo vedere quanto sia bello e simpatico. Un babbano entra a Hogwarts. Stavata che d'aura. I prototipi dei Mangiamorte. Grazie per l'ananas candito, Tom. Blam blam blam. Come facevi a sapere che è il mio preferito? L'ananas candito. Ma è così. Intuizione. Sto pensando mo dopo anni che magari Tom è così fiodera a me, salvando Merop, che gli ha letto la mente per saperlo che gli piaceva l'ananas. Può essere, eh? È leggermente figo. O magari sto paranoico, però, eh? Il Luma Club dei 60 anni fa si disbanda, ma Tom rimane, perché è una domandina innocua da sottoporre al professore. Dimmi tutto, Tom, quanto sei bravo! Farai strada, farai grandi cose. Terribili, sì, ma grandi. Le volevo chiedere, ma no per me, eh? Per il cugino, de un amico, de una zia, de una mezza babà.
strana che conosce il mio compagno di dormitorio, perché io lo conosco mezzi babbani. È una magia particolare. Dimmi, dimmi. Un po' scuretta, eh? Tutto quello che vuoi per te, che sei così bravo. Che so, Gior. Un disturbo audio. Ma porca, ma che cazzo. Sposta l'antenna. Va ora in onda le cazzate. Hogwarts, la scuola ove giovani menti voraci vengono sfamate con gli ottimi insegnamenti del corpo docente. Il professor Lumacorno, con sprezzo del pericolo e puro sangue caudacia, non rivelò niente al futuro oscuro signore e con estrema perizia cacciò il giovane avatardista dall'ufficio assegnatogli, lasciando il piccolo manicolto non idoneo e impreparato ad una tale bassezza fisica e spirituale. Lumacorn, bra, se sei sveglio e c'è esordi, diventa amico suo! No, non ho capito! E manco io! Questo è un ricordo manomesso, ci hanno messo mano! La manina di Lumacorno! Ma questo devi farglielo vedere prima, quando gli davi la missione! Perché spezzettate le cose? Vabbè, e perché Lumacorno l'ha manomesso mano? Perché si vergogna! Ah! Devi fatte dal ricordo quello vero! Sì! Quello mi sembra più uno a cui piace riceve che dare! Allora rinunciamo, dai. E vabbè, dai. È l'unica cosa che ci separa dal massacro di babbani. Vabbè, sono 6 miliardi. Da Voldemort che rimarrà al potere per l'eternità. Ha fatto anche delle cose buone, dai. Tutti quei Mad Blood uccisi. Ci rubano il sangue. È arrivata ora. Vado, vado. Non hai scelta. Non hai scelta. Non hai scelta. Ma che cosa? Che sta collana dei libri è tutta sulle scelte! Non fate di ste frasi ai personaggi che veramente me cazzo, eh! C'è sempre una scelta! Oh! Harry raggiunge Lumacorno! Ecco il principe! Delle pozioni! Ah, ok! Dimmi tutto, Harry! Quanto sei bravo! Farai strada! Le volevo chiedere, ma no per me, eh? Per un cugino, de un amico, de una zia, de una mezza babbana, che conosce il mio compagno di dormitorio. Anche se pure io conosco mezzi babbani, eh? È una magia particolare. Dimmi, dimmi. Un po' scuretta, eh? Tutto quello che vuoi per te, che sei così bravo. Ior... Non mi ricordo il nome. Mannaggia, allora niente. Guarda, io so niente, c'entro niente, voglio sapere niente. Ma signore... Pezzi di piume per culo. Te sta allarga, eh? Come tu zia, Harry. Silente ti ha fatto vedere ricordo. Sì. Spione! Era una cosa privata, vi denunzio! Passa il tempo e Harry ci prova. Harry! Ordini restrittivi, bus. Non vorrei arrivare tanto, eh. Boh. Primo piano de Ron, che sembra stia cagando. Ma no, levatelo! Quanto è bella! Quanto ha magnato! Questi cioccolatini erano sul tuo letto. Ma lo sai, so povero, mi mangia la roba tua. Tranquillo. È proprio bella, vero? Ron, io ti voglio bene, ma te sta a collare con l'avanti. E sei troppo vicino. Credi che sappia che esisto? Ma come, certo che sì, la ragazza tua. Ron, ma che l'ha imperiata? Ecco perché era così fan, sembrava una caricatura giapponese delle fangirl. Ma che cazzo sta di? Tu che cazzo sta di? Ma di chi parli? Hermione? Romilda Vane! Dai, questa mi ha fatto ridere. Questa no! Qua gli tira il cartone di cioccolatini. Ma nel libro gli dà proprio un cazzotto in faccia. E Harry allora si rende conto che c'è veramente qualcosa che non va, no? Perché il mio amico dà un cazzotto in faccia a caso. Ma che sei scemo? Perché i filtri d'amore sono pericolosissimi. Te lo dicevo, è un'ossessione. I filtri d'amore, i cioccolatini, Romilda Vane. È stata Romilda Vane con i cioccolatini pieni di filtri d'amore nel dormitorio. Via Ron, non parlare male di Romilda, ti ammazzo, Harry. Ti porto a conoscerla. Harry TVP, sei il mio migliorissimo amicissimo. L'amo, mia sorella. Sì, ok, puoi averla. L'ha detto, benedizione a Quirrell. Interpellatevi, soggetti. Vabbè, ci sto.
riporta Ron da Lumacorno. Così c'ha pure una scusa. Perché i filtri sono pozioni. E chi è l'insegnante delle pozioni? Professor Lumacorno! Basta, Harry, chiamo gli Auror, eh! Ron! Sta molto male! È il suo compleanno! Non te lo dico, non te lo dico io. Vabbè, entrate. Ma potevi preparare tu un antidoto? Sei così forte in pozioni! Ah ah! Lo vedi, freebooter? Dai, facci ridemo te da solo, bastardo! Senza i bambini dell'altri! Fammi vedere, dai, eh! Se devo fare una pozione, ok! Ma se devo capire come crea un antidoto da solo, senza che il principe mi dia una mano, sono una pippa! Eh? Non c'era tempo! Vabbè, ci penso io! Mo arriva, vie! Insomma, Voldemort... Harry! Romilda passerà tutti i Natali con voi, eh! Ok, scusa! Bene! Romilda, ti amo! Oh mio grob! Andiamo da Romilda? Sta riappe davvero mo, eh? Ah! È vero! Mo te do qualcosa per i chiappatte. Guarda, c'ho a burro birra, al tavernello, a scivolizia e del vecchio idromele barricato. Era destinata a un altro, eh? A Silente, come la collana. Ma sti cazzi! All'amore giovanile! Spat. Ron non ha preso troppo bene il fatto che si è reso ridicolo per Romilda. E sbava, c'è convulsioni. No, c'è qualcosa che non va. Professore, faccia qualcosa! E Lumacorno su, guarda. In teoria dovrebbe essere paralizzato dalla paura, no? Qua pare che... Boh, eh? Che cazzo succede? Ma è epilettico, amico tuo? Harry, dai, più al libro del principe! C'è tempo! Cosa avevi letto sul libro? Cosa sai dal film Unissimo? Di cosa hai parlato durante la tua prima lezione di pozioni con Piton? Guarda un po'! Arrivi al sassetto e glielo ficca in gola. Cheat. Mi sa che è morto, Harry. Gli hai attappato le veglie respiratorie. E invece no! Yeah! Il sassetto era un Bezoar. Il sasso della pancia delle capre. La crocco dei vocali power. Che è un antidoto per molti veleni. Queste ragazze mi uccideranno. No, vabbè, basta, fine. Chiudo il canale. Almeno sono arrivato al Silverbatto. Non ho soddisfazione, è stato un piacere, ciao. Sarà una bella esperienza. Me la ricorderò quando sono vecchino. Chiudo tutto. Sono riusciti a mettere la cazzata finale. Pure mentre Ron sta quasi in coma. Guardalo, qua tranquillissimo. Spavardino, battutina, scena dopo. Ha rovinatissimo. Come dovrebbe essere? Che dice solo Hermione, Hermione. Un po' cringe, lo so. Però, cioè, sta ambilico tra la vita e la morte. Ma è spezzato tutto. Tutta la tensione. La prova d'attore e l'epilessia. Prima tensione, poi scappa. Oh. Ma la scena era troppo tragica. Ci sono i bambini. Ma vai a cagare. Ron ha rischiato. Ma gli ha detto Felix. E sta in infermeria. Arriva un po' di gente. E Silente si complimenta con Harry per l'idea del Bezoar. Ci ha pensato tutto da solo? Sì. Freebooter. Guarda la Rickman che cerca di salvare il film dandoti indizini. Eh? A chi doveva andare questa bottiglia? A te? Muori fa secco. Mi serve ricordo, ma non te incassà. No, no, me l'hanno regalata. Poi io volevo regalarla a te. Mamma, so tenuta perché so avido. Io c'entro niente e voglio sapere niente. Il motto del Lumacorno, c'entro niente e voglio sapere niente. Una volta che si parla delle cose serie, il film decide che non gli sta bene. Perché mo arriva la Wanda. Sono piccoli problemi orfus nati da un anatema che è una maledizione. Sono piccoli problemi. Che fai qua? Potrei farti la stessa domanda. Cazzo dici? Io sono la ragazza. E io sono la Mudblood. Ok? Sei stata solo un'avventura. Vattene. È mio. So 6 anni che ci punto. Te potevi svegliare prima, castorina. Lo vedi? Qua fai vedere Ron Latin Lover. No, le ragazze mi uccideranno. Oppure sono un battitore. Aveva pure detto. Mamma mia, cringe. Lo fai più coglione di quello che è. Siete stati qualcosa? Ma che? Serpentese? Hermione! Ah, vedi, lo dice! Fine della relazione, Ron Love! How could this happen to me?
e Silente ride. Oh, perché hanno spezzato il cuore di una ragazzina, eh? Cazzo ridi. Però ride. Ma io di niente. Sguardo di Ginny. All'amo te chiudo in una grotta per 3 giorni. E Hermione marca il territorio. È mio! Mio! Ah, ormai proprio non lo nascondi più, eh? Ce ne stanno altri 6, ma questo è il mio! Ok, ok. Harry continua il suo passatempo preferito. Pedinare Draco. Fosse stata una donna, Draco. Con tutti sti pezzi alla Harry Stalker. L'associazione grosse così fuori dalla Warner. Questo fa esperimenti. Come Light, raga. E Ellie che lo deve scioccare. E sono tutti Kira. Magia, sparito pure il piccione. Ryuk stavolta c'è tra cazzo. E il piccione sta da magie sinister. Ma allora lo vedi? Ma che cazzo metti il filler di Arthur? Che te spoilerà l'armadio svanitore che dice che fanno come gli pare l'armade. Imprevedibili. No, sono collegati. Il piccione ritorna morto. La Wanda ha preso la rottura con dignità. Stattrice è un fenomeno. Mi fa tagliare. Ma come si siamo lasciati? È stato di comune accordo. T'ammazzo. T'ammazzo tutti. Ve vendo a volte morte. Insomma, ti ricordi niente? Eh no. Crescettini. I progressi fatti non sono serviti. Giappone, signori. Giappone. Sto film è un anime giapponese dei teenager timidini. È così. Lo vedi, lo vedi. Harry timidino con Ginny. Ma è successo. Sti due Yamete. Hermione Chan. Questa è la classica tipa cretinetta, Cristo Dio. Ma che è? Gli sceneggiatori otaku. Oh, è tornata Katie Jingle Bell. La cacciatrice, sì, sì. Lo so, mi sono confuso. Ho invertito i nomi. Cercatrice, cacciatrice. Lo so, eh. Cercatore 1, cacciatori 3, battitori 2, portiere 1. In tutto so 7. Sempre sto cazzo di 7. Come andiamo? Bene, dai, tutto sommato. Senti, ma non so chi mi ha fatto l'incantesimo. No, Imperius, l'incantesimo. Non mi ricordo niente. Drago. Drago? Perché mi fisso su Drago? Merda. Katie? Ma forse non è niente. Perry, però, non è niente. Perché Katie, per un attimo, s'era incantata. Vabbè, stiamo a Hogwarts. E dai, a seguire Drago. Vedi? Che c'ha i problemini. Se guarda allo specchio e piagne. Sono le droghe queste. L'ho notato pure io. Già stai a perdere i capelli, frate, a 16 anni. So cose brutte. Non è per quello. Ma perché tutta sta pressione? Concludi la missione o schioppi? Comincia a farsi sentire. E infatti perdi i capelli per questo. Ah, porello. Harry, dai. Trascinano verso il lato della luce. Adesso che è dubbioso. Se può ancora ricchiappà. Sei stato tu, Scitua! Harry mediatore, bravo! Duello! Che rovino la vita, Bus! Io mi oppungo! Obiezione! No, fermi! C'è pure Mirtilla, che aveva fatto amicizia con Draco in questi mesi. Perché veniva sempre al bagno, Draco? A piangere, piccino! Interessi in comune, piangono insieme! Ah! Crucio! Oh! Qui Draco sbrocca proprio e vuole crucia Harry. Per questo, Harry, sec tu sempre! Oh, ho visto? Dai! Ah, Malfoy, ti ho gabbato anche questa volta! Ah! Malfoy sanguina malissimo! Oddio! Sono stato io? Sbuca Piton! Non si capisce da dove. Pare che stava infrattato nella camera dei cazzi dell'altri. E se guardano. E Piton capisce un sacco di cose. Però gli volete dare la mano? Ah sì. Ricchiappa tutto il sangue. Smettiamoci una pezza. E Drago si ricchiappa. Ma come fa Piton a saper curare questo incantesimo inventato dal principe? Perché era scritto un piccolo sul libro. Così come il Levi Corpus, quello che viene usato contro Piton. A ricordo del film quello di prima. Eh? Quindi James gli è frebuta pure l'incantesimo a questo fantomatico principe. Pensate. Maiale e Freebooter. Freebooter come Harry. Non gli manca proprio niente, oh. Come fa, eh? Ma chissà. Regà, forse ci avete ragione. Sto libro non è bravo. Forse. C'era scritto, eh? Avvertenze contro i Freebooter, contro i nemici. Magari lui non lo sapeva che era tipo la quarta maledizione senza scus, praticamente. Sta roba. Te ne devi disfare, Harry. Oggi. Fidete. Che io dei libri psicopatici ci capisco. Cazzo fai, Ginny? Non stiamo ancora assieme, già mi dai ordini?
Sì. Ok. Vie. Vabbè. Ho capito che se vogliono bene. Ho capito. Asciuga le scene di sti due e metti un ricordo. La terza scena con sti due. Rossana. Che pure Roscia. Ed Eric. Sei magica così come sei. Sei magica. Sei magica. Ma filler, filler dappertutto. Ma non è meglio la scena vera? Questi che vincono la coppa del Quimbridge. T'hanno messo la scena del rompportiere come contentino, perché poi non si sviluppa per un cazzo. Ma metti questa. E Harry e Ginny se sono messi insieme per questo, perché durante la festa della coppa c'avevo la coppa. Yeah. Euforia. Se baciamo. Se poi Harry se rende conto, guarda Ron. Scus, Ron se lo guarda. Vabbè dai. Yeah. Non era meglio? No. Da tutti sti sguardi che sembrano due gorgo sprizzati. C'ha ragione Luna. Guardali. Stanno chiusi. Sono i gorgo sprizzi. Entrano nella stanza delle necessità per infrattare il libro. Mai successo. Harry si tiene strettissimo quel libro. Al pezzo di Piton de prima, siccome non lo mettono te lo dico, Piton capisce e legge la mente di Harry come faceva l'anno prima quando gli insegnava a parà sta cosa. Ma siccome Harry è una pippa a parà, lui legge e gli fa: portami il libro, perché sto libro è molto su Piton, già t'ho detto. E invece sì, sì, Malfoy è stato ferito, ma mo sta bene, sti cazzi. Va bene, dai, cambiate tutto, raga. Colpa mia, colpa mia. I due cioccano pure l'armadio svanitore. Tadam, piccione vivo. E ti fanno capire che forse l'hanno riparato quest'armadio. Minigioco, chiudi gli occhi, ok? Avada Kedavra. No, Ginny infratta il libro, così che Harry non possa più trovarlo. E a tradimento, za, molestia. Bacettino, più o meno, perché se piano strano. Harry, quello che succede nella stanza dei necessità rimane nella stanza dei necessità. Ok. Sparita. E se fa così però, eh. Allora, tu e Ginny l'avete fatto? L'avete fatto? L'avete fatto? Nascondere il quaderno. Ah, stavo ai livelli d'Alba Chiara qua. Alba Chiara non sei nessuno. Dal quarto un po' il tracollo. Madonna ragazzi. Siccome in questa scuola sono in quattro e camminano per i corridoi a turni, incontrano Lumacorno. Professore. Oh, ah, scusa Harry, ho lasciato il Knizzal sul calderone a pressione. Devo andare, ciao. Se ne va Lumacorno. Mannaggia che non si è potuto fermare. Però poro Knizzal, c'ha ragione. Per me te stava più a per culo. Ron, grandissimo! Vabbè, si capiva che non voleva parlare con te, eh? Sei un genio! Genio! Non giocare con i miei sentimenti, Harry! Harry decide di usare la pozione che gli ha dato Lumacorno! Tutti che se fregano che mani loro in sta serie. Voldemort che ha profezia, Silente si è fregato che ha mano sua. La pozione, che tutto sembra tranne la pozione che dovrebbe essere oro, ma che è acqua, grappa, sambuca, gin, vodka. Lumacorno t'ha preso per culo. E la pozione è preso per culo, no bucio de culo. Sciapa pure la pozione. Harry se la beve. Ma non tutta, se sa beve tutta sbrocco. Non lo so, famo de no. Ne conserva un po' anche per dopo. Hai capito dove? Se hai letto i libri. Funzionerà questa pozione? Le leggende saranno vere? Riuscirò a prendere ricordo? Ma mi sa di no, eh. Sarà pure scaduto ormai. Guardala, è bianca. So dubbioso. Ma forse no, dai. Forse si può fare. Ma aspetta, ma che cazzo sto a dire? È fatta praticamente. Ma che ce l'ho? È una strozzata. E dai, yeah! Vado. Oh, dove vai? Da Lumacorno? Hagrid. Ma come Hagrid? Hagrid ha la soluzione, fidate. Ma che ne sai? Ma non è che lo so. Ma c'è presente quando... So come spiegate. C'è quella sensazione che sì. Ma non è una sensazione, è un istinto, un qualcosa che sai anche se non lo sapevi prima. Adesso capisci che potrebbe... You can do so... You want him to do you so much you could do anything. Ha capito? Ammazza! Che non capito! Ciao! Prendi il battello dell'invisibilità e notte! I punti in meno! Sei il battello! Non mi porto dal terzo film e non mi giocano! Figura de mocca, Felix! Posso fare tutto!
Ma non è che è solo ubriaco? Era grappa per davvero, t'ho detto! Gli effetti sono quelli, eh? Arrivata Hagrid! Ma prima, becca Lumacorno! Che fortuna! Che se frega le robe da Sprite! Oh, scusi, signore. Avrei dovuto annunciarmi, schiarirmi la gola, tossire. Credeva che fossi la professoressa Sprite, eh? Ma che, oh, l'hanno fatto tossico, Harry. I pezzi da rimastino. È rimastino. Ma no, è solo felice. Felix, Felicis. Sa che tutto gli andrà bene, per forza. Così si sente. Questo è l'effetto della pozione. E così gli andrà. No, la droga. Smascella questo. Smascella! Vabbè, ciao. Ma scusa, ma come sei uscito dalla porta principale? Oggi? Che fortuna! L'hanno lasciata aperta di notte. Appunto, ma dove stai andando di notte? Da Hagrid. È notte! Ci guarda tutti bello il Grifondoro. Punizione! Nella foresta proibita! Che è da Hagrid. Mi accompagni. E questo lo accompagna. Sto fermo, non c'ha senso, eh? Lumacorno accompagna Harry perché Harry è già nato a far visita a Hagrid e sa che Aragog sta così così. E glielo dice a Lumacorno. Aragog, una cromantula grossa così. Azz, il velo loro vale una cifra. Ti accompagno, ma solo per stavolta. Perché, povero Hagrid, andiamo a fare condoglianze. Non che un professore si fa dare ordini da uno studente a caso. Cioè, stiamo alla follia. Questa non è una sceneggiatura. So frasi a cazzo. E infatti, torna al castello. No. Certo, ormai fa come cazzo gli pare. Sol prescelto, sì. Ma cosa insegna i bambini? Non è così, Harry. Harry lo convince. Alla Tom Riddle. Alla Kira. Che cazzo. Tristezza. Arrivano da Hagrid e Aragog. Oh, me coglioni, è veramente una cromantula. Una morta, credo, signore. Hagrid, Yemeni, lo ammazzi per favore. Dagli una manata delle tue quelle grosse altro che canavacciuolo. Un po' di rispetto. Come l'hai ucciso? Ma come ho ucciso? Era il mio più vecchietto amichetto. Nessuno li capiva. Questo te se magnava. Clic clic clic. Questo non è Harry. Voglio che voi sappiate, ci tengo, che Harry non è così stronzo, truzzo, indelicato, fio di un insaccato, perché il padre questo è stato. Andiamo avanti. Harry fa, anche se Aragog, mi dispiace, non... Non vorrei sembrare indelicato, perché tanto fino a mo, ma me posso fotte un po' di veleno? Vai, vai, staccagli pure i pezzi, tranquillo, cazzo. Scus, dico due paroline? Ok. Siamo qui riuniti oggi per salutare il nostro amico Octo Zamputo, Aragog, Lady Aragog. Aragog e basta. Lascia una numerosissim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 a famiglia. Tacci loro. Che lo amava. Tante care cose se beccamo ciao ciao. Andiamo a beve. Sì! Lumacorno e Hagrid si embriagano e Harry è contento. Stanno tutto esattamente come dovrebbe andare. Lo sa, lo sente. E fa gli incantesimi dei rabocco. Sa che fa l'imbriagare una buona idea. Famo l'imbriaga, capito? Gli incantesimi frebotati da Doctor Strange poi. Magari così Lumacorno s'ammorbidisce, no? E ci dà i ricordini, no? E infatti gli va bene. Ma che ci frega, ma che ci porta, se ci han fregato a passaporta. E noi gli dimo, e noi gli famo, facce in bocca o te schiantamo. Ma però noi siamo quelli da serpe verde a grifo d'oro. È meglio il vino degli folletti. E tu sai chi vai a cagare. E se scambiano storie dei contrabbandieri veri? Due criminali. Io c'avevo un drago, sai. Ma hanno levato. E mo li usano per fare i guardaroste. Te pensa. Io mi frego tutte robe. Bocco nega se babbane c'è abito, le occupo, lascia perde. Io invece porto donne rosse in giro, che poi partoriscono fumi neri tipo Voldemort. A Harry Potter! Città del libro che mi è rimasta qua perché mi pisciai sotto a leggerla. Stanno ubriachi fracichi. Il ragazzino che è sopravvenuto, che è sopravvissuto. Boh. Hagrid s'abbiocca e Lumacorno ed Harry rimangono soli. Beh, è stata una bella festa. I miei genitori sono morti. E calla. Voldemort.
li ha uccisi. Euso ha scavalcato mia madre come fosse un sacco di patate rosse, perché era rossa. Non dirmi queste cose, Harry, sono impressionabile. E lei non vuole aiutare il figlio della sua allieva preferita. Ma ho paura. Non devi avere paura, piccola pecorella smarritina. Io sono Gesù, il prescelto. Davvero? Sta in una botte di ferro fatta dai goblin. Manco bombarda Massimo la scalfirebbe. Poro Massimo, che c'entra? Mi vergogno di quello che ho fatto. Ma hai detto una cosa a uno. Che cazzo, che ne potevi sapere? Sei troppo duro con te stesso. Così sarai un eroe. Dimmelo. Va bene, Harry. Sì. Storie de petali che fanno puffete e diventano pesci rossi. Cioè, è Boris, te l'avevo detto. Se sono svelati, pesci rossi. Con ci credo, mio corcazzo. Storie proprio qua sta ma vola. Volo senza ipogrifi. Come tutti, tra l'altro, ormai qua. Cioè, non serve. Fa lo spiegone finale. Ormai ogni scena è come la fanno, come in realtà. So 4-5 scene che incastrano col libro. Fino a mo, almeno. Ma sono le 50 dei film. Quindi, fino a mo, una magia stupefacente. Oh, ha trasfigurato un pedalo. Lo famo dal primo anno, sì. E namo. Però, vabbè, pure una bella storia, eh. Per carità. Ma che cazzo c'entra? Voi mette sta storia? Fai un altro film! Non Harry Potter! E qua fai Harry Potter 6 con le storie di Harry Potter 6. Non Harry Potter 6 e le bocce dei pesci petali mentre Cormac sbratta e Arthur straparla durante le selezioni del portiere del film, del libro. Porco. Harry Potter e le bocce dei pesci petali mentre Cormac sbratta e Arthur straparla durante le selezioni dei portiere che stavano al libro prima mentre gli stanno cameriere in cerca dei quattro occhi. 6. Non è Harry Potter il principe mezzo babbaro. Metti la roba che incastra con quello che sappiamo, così crea il collegamento lo spettatore. No. Confessione dell'umacorno, da solo, senza che Harry lo convince. E poi quello che t'ho detto. E gli dà ricordo. Olè, vedemo che è sto ricordo. Il Luma Club dei 60 anni fa si disbanda. Ma Tom rimane, perché è una domanda innocua da sottoporre al professore. Dimmi tutto, quanto sei bravo. Farai grandi cose, terribili sì, ma grandi. Le volevo chiedere, ma non per me, per cucino della amica, una magia particolare. Dimmi, dimmi. Un po' oscureta, eh. Tutto quello che vuoi, per te che sei così bravo. Che so, Yorkru. Valore in onda, la verità. Che so, Yorkrux. Come scus? Yorkrux. Ah, quelli. Allora ho capito. Sono degli oggetti magici molto brutti, oscurissimissimissimissimi, dove un mago nasconde un pezzo della propria anima. Così se dovesse schioppare, si può sempre ricchiappare. E come si divide l'anima? Credo che tu conosca già la risposta, Tom. No, se non te lo stavo qui a chiedere. Frebutando. No, no, no. Con l'omicidio. La cosa più brutta che c'è è un atto contro natura. Quindi la tua anima si strappa, si divide. L'umacorno parla mentre Tom gioca con un anellino. Un anellino particolarino che ti fa capire che è già andato dai Gaunt, perché c'era un altro ricordo che riguardava lui adolescente, dopo quello di Odgen che va dai Gaunt. Passa un po' di tempo e dentro la casa è rimasto solo Orfin, perché Merop è sparita e Orvoloson è morto. Dove è andata Merop? Poi te lo dico. Dopo il fattaggio con Odgen, Orfin lo manda nel gabbio. Orvoloson muore e Merop si dà. Dopo che esce dal gabbio da Axelman, Orfin torna a casa e rimane solo lui. E Voldemort va a fargli visita allo zietto. E i due chiacchierano un pochetto. In serpentese, tra l'altro. Che figata sarebbe stato vedere si due che parlano in serpentese, cazzo, bastardi maledetti. Voldemort gli frega l'anello, visto che la collana se l'era fregata Merop, scappando di casa con Tom Riddle, il babbano che abitava a Little Wigging. Merop è scappata con Tom Riddle, la casa dove Voldemort si è rifugiato. Dopo avergli fregato l'anello, lo fa arrestare, modificandogli la memoria. Questi sono gli Horcrux. Ma se qualcuno si ride l'anima e la nascondi. Ma a sto punto non sarebbe meglio farne più di uno? Per esempio 7. Non è il numero magico più potente. Sette anime. Ma chi sei, Will Smith? Già uccidere una volta è una cosa brutta brutta brutta. Figurate 7. No. Tom?
Tom? Ma certo! Teniamo sana per noi questa conversazione però, eh? Sarà il nostro piccolo segreto. Ruffate, si ritorna al presente. Ma fammi capire, in giro ci stanno 7 Horcrux. Sì. Ma no, quanto odio i collezionabili. Non ti preoccupare, Harry. Ce ne stanno solo 5 in giro. Perché uno l'hai distrutto tu e uno io. Io e quando? Al secondo anno. Il diario di Tom era un Horcrux. Beh, si vedeva abbastanza nel secondo film, eh? Che era più di un diario con un semplice incantesimo. E bucio de culo, il veleno del basilisco è una delle poche cose che riesce a distruggere un Horcrux. Oltre all'acciaio de Goblin. E un fuoco super fico. Fuoco alla distruggianello de Sauron. Tipo la bombarda non abbasta. E ovviamente tu lo metti a diario vicino alla camera dei segreti di star basilisco. Ve fregate che le mani vostre intensi, Fritz. L'altro Horcrux è l'anello. Era della madre di Voldemort. Non dire cazzate, già ho spiegato tutto io. Era della famiglia. Semmai la collana era della madre, cazzo. E l'anello de Orphin, difficile da distruggere, come puoi vedere. Ancora che cazzate. Silente sta messo così, non perché ha provato a distruggere l'anello, ma perché ha provato a usarlo. Poi vedi, si è fregato con la sua mano. Perché è umano? Giochi dei parole belli. E voleva rivedere la sua. Devo dire al prossimo film. Ma dove li troviamo? Altri 5 Horcrux mo. Potrebbero essere qualsiasi cosa. Voldemort non userebbe mai qualsiasi cosa per fare i suoi Horcrux. Ma roba seria. Tipo i cimeli di Tosca d'Asso Rosso, Salazar Serpeverde. Che abbiamo visto in 8.747.000 ricordi. Almeno noi che abbiamo letto i libri. Perché chi ha visto i film, no. Di Grifondoro c'è solo la spada che hai trovato tu. Quindi escludevola perché prima c'era. Non si sapeva dove stava, non si capisce dove stava sta spada. E di Cosetta Corvo Nero esiste un diadema. E un altro ricordo collegato ad esso che ti spiegava un'altra cosetta. Importante, ma ovviamente sti cazzi. Sto film... Io sto a fare un altro film accanto a questo. Questo ricordo riguardava Voldemort ormai grandicello, che tornava ad Hogwarts perché voleva avere il posto di difesa contro le arti cattive. Ma in realtà Silente sapeva che voleva solo cercare degli oggetti appartenuti ai fondatori della casa, come il diadema di Corvo Nero, visto che le leggende dicevano sta qua da ste parti. E quindi Silente gli dice... E da quel giorno, ogni anno, un insegnante di difesa contro le arti cattive schioppa. O lascia il posto. O diventa scemo. O viene rapito dalla mandria dei centauri. La gente dice che Voldemort ha fatto la maledizione, no? Secondo me no, è più una cosa che la Rowling ha messo per enfatizzare. Tipo che da quel giorno porta sfiga. Non è proprio una maledizione che Voldemort ha detto gne gne. Nah, secondo me no. È proprio fatta capire il personaggio di Voldemort. Capito? Secondo me è più una cosa più poetica, di fatalità ogni volta. Oh, cioè ciò vedo Voldemort. Malefico bus catetrus. Non ci credo. Meh, andiamo avanti. Ma capisci quanti ricordi ci stanno? Capisci perché il libro è su tutto questo? È su Voldemort il libro. Cioè il libro è su Voldemort e Piton. E sto film non è la storia del libro. Questo più del 5 e del 4, eh? Qua sta martoppissimo, questo è il peggiore fino a mo'. E te sto di motivi da ore. Non mi puoi dire no. Quindi tutta roba seria per fare Horcrux. Sì, ma questo è un diario da mezzo zellino. Questo rappresentava più che altro la sua giovinezza, il periodo a Hogwarts. E anche la chiave per la camera dei segreti. È un pochetto l'eccezione. E non l'unica. Che intende dire? Finito quelle cose a caso? Sì. Ricapitoliamo. Diario. Pendente de Serpeverde. Anello, coppa di Tosca a tasso rosso, diadema di Corvo Nero. Stiamo a 5. Magia per te. Nagini è sempre vicino a lui. Sembrano avere un rapporto speciale. Ah, ecco perché. No, quanto pare no. Si è scoperto che è un mortacictus. No, no. Rowling, non fa danni, Rowling. Ho capito che vuoi sordi, ma sta buona, per favore. Era questo il motivo, era questo. No. Vabbè, e il settimo? Qualcosa del Grifondoro, in teoria. Che tecnicamente ora che ci ha messo è pure vero. Ma chissà. Sicuro, ma chissà. Non è che ha niente da dirmi. Lei è proprio un vizio su ste cose. Non impara mai. Guarda che può essere che non abbiamo altre occasioni, per parlare. Andiamo, che intanto ne ho trovato uno. Dai. Cambio scena. Silente parla con Piton.
Ma stava con Harry. Ma che è un ricordo? Che è? Non si capisce. Non ho senso logico. Vabbè, vediamo che dicono. Io mi sarei anche rotto le ampolle. De fa, ormai l'ho accettato, lo devi fare. Oh, buoni tutti. Questi sono discorsi del settimo. Ma che cazzo fate, spoilerate? Piton se da. Harry a ritorno. Oh Harry! Oh Harry cosa? Stavamo parlando mezza scena fa! Ma che cazzo? Ma che è uscito un attimo e è tornato? Ma vabbè, sei gentile come tua madre. Ta sei ma cagata mia madre! Però il posto dove stiamo per andare, se smettono per 2 secondi da mettere filler, discorso sugli Horcrux e poi dritti alla grotta, è molto pericoloso. Se te dico de datte, tu te dai. Se te dico lassame perde, tu me lassi perde. Se te dico... Ho la testa di Mega Fusto su un vassoio, tu dici... Al sangue ho ben cotta. È Voldemort, Mega Fusto! Namo! Signore, è proibito materializzarsi dentro Hogwarts. Non è che è proibito, non se può! Ci stanno le magie! Né cattiveria! E infatti non lo fate da qua, lo fate da Hogsmeade! Sì, sì, di la frase swag a cazzo, sì. Vabbè, però andate. Siamo arrivati alla grotta, dove Voldy, quando ancora era nell'orfanotrofio, ci ha portato dei ragazzini, che sono entrati felici e sono usciti non te dico come. Eh? Capisci? Voldemort è legato a una cifra ai ricordi della sua infanzia. Hogwarts, sto posto, l'orfanotrofio, gli oggetti delle case, materialista. Ma qui non te lo dico. Te lo dico io. Zack, il presidemo. No, serve un pedaggio de sangue. Ma lo facevo io, no? Oh, Harry, il tuo sangue vale molto di più del mio. Carezzina la caverna, che si apre e rivela un laghetto con in mezzo un isolotto. Pezzo silente Sanpei Senpai. Eccolo là. E come ci arriviamo? Vediamo un po'. Aspetta. Dove cazzo sta? Eccola. Sbam. Appare una catena. Thierry, dagli de olio de gomibus. Tira, 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 tira. Esce fuori una barchetta. Ma scusa, ma questo lascia gli Horcrux infrattati con 1000 trappole e poi mette una barchetta. E beh, ci dovrà andare pure lui, no? In mezzo a controllà. Ma andiamoci a nuoto, no? Sta buono là. Perché? Perché dalle inquadrature ci fanno intuire che è meglio se stai buono là. Arrivano all'isolotto centrale, dove ad attenderli c'è una bacinella piena di un liquido tipo acqua. Felix Felicis. Beh, alla salute. Ma prova a svuotarla prima. Non funzionerebbe. Ho capito, ma provaci uguale. Fammelo capire che non si può fare, no? Infatti, se provi a svuotarla, è figa. Tu la svuoti, si riempie un'altra volta. Così pari deficiente, la prima cosa che fai è berla. Vede una cosa e sa beve, silente. E sangue de drago, da lumacorno, sta roba, vabbè. Arcolista, arbusista anonimo. Che poi dai, la tocca. Famo che toccando la capisce, dai. Voglio dargli delle scuse a sto film. Alla salute! Harry, devi assicurarti che io la beva tutta, ok? Anche se ti pregassi di smettere, ok? Anche se ti pregassi di uccidermi. E la madò, te la ho detto, pure prima. Ok, e beve. Cici. Blum, blum, blum. Che buona. Davvero? No. Oddio. Oh, vedi? Che te bevi i liquidi strani? Andiamo via. Harry si rende conto che the show must go Voldemort e continua a far bere silente. Sì, dai, dai. Uno per i sorbetti al limone. Uno per Arabella. No, poverina, è una macanò. Uno per tua sorella. No, come sorella. È schioppata per colpa mia. Uccidimi, please. Sì, sì, dopo. Prima bevi. Salvami. Questa te salva. Che ore so? Questa ti dice che ore so. Harry se le inventa tutte per far bevi silente. E alla fine la pozione diminuisce sempre più. Finché il pendente d'oro massiccio appartenuto ad Orvoloson, poi Merop, poi la signora Cicciottina che aveva pure la coppa, e infine Voldemort. Fine Voldemort. Appare pronto per essere lutato. Sì! Ho una certa arsura. Acqua cassata a garganella. È ricerca di portargli un po' d'acqua, creandola con aguamenti. Ma non è così facile. Vabbè, professore, apri la bocca. Ci sono degli incantesimi che lo impediscono. L'unico modo che hanno per procurarsi l'acqua è prenderla dal laghetto. Bevi la pozione, te vi è sete, vai al laghetto. Hanno pensato a tutto. Vabbè, buono, è pieno d'acqua. E non solo di quella. Che scemo Voldemort. Attenzione, Navi si suicida. E vabbè, l'humus massimo. Piamo sta acqua. Ma, oh, sono riusciti a fare una scena horror con zero tensione. Questa è una scena horror con meno tensione che ho mai visto in vita mia. Guardala, te sei cagato, sì. Manco i jump scare sanno fa. Manco un effetto sonoro. Cioè, ma chi è sta gente? Eppure questa! Gli inferni
Ferius, corpi morti manovrati dalla magia. Ah, ecco chi ha scritto la sceneggiatura di sto film. Ah, ma che so, gli zombie. Sì, gli zombie, Harry. Pure gli estranei! Lo vedi? Harry Potter e Joe Snow Intensifies. Ma quanti cazzo The Horcrux ha fatto? 7, te preoccupa. Stupefacium! Beh, incarcerarmus! Accannaci. Sei tu sempre? So già morto, Harry! Che cazzo sei tu sempre? Allora, gomitata in faccia! Bravo, Harry! Primo piano di una bacchetta molto carina. E Harry va giù. In fondo al mar! Un'altra volta. Farà parte anche lui dell'esercito di Inferius, che è a guardia dell'Horcrux. Sto cazzo! Silente ha rosicato, ma proprio da gas frizzoni veribus. Perché con gli Inferius devi usare il fuoco. Sti bastardi sono le strane. Questi si copiano tra di loro, totico dal film 1. Spoiler, ottava stagione del Trono di Spade. Oh, bella scena. Quelle che te fanno capigli a Silente, capito? Oh, cambio scena. Che cazzo. Draco a letto, armadio, Bellatrix, tutte cose. Draco va in giro. Pure de Draco, se capito, quasi in cazzo, eh. Tutti i dialoghi con Piton, con Mirtilla, tagliati, vabbè. Nate poi a dormire, che mo piove, guarda il nuvolo, il marchio nero. Ma non ci sta. La CGI costa, lo posso capire, dai, già hanno fatto prima. Ma per fartelo sapere, se arrivano i Margiamorte, ci sta pure il marchio nero. Sempre. Pure la tana, visto che ti è messa la tana, ci doveva sta. Fa parte del ve famo cagassotto starter pack dei Mangiamorte. Tu guardi il marchio nero sopra casa tua e sai già cosa troverai. E me sto rende conto che Red John ha frebutato Voldemort. Va bene. Draco scopre per l'ho perso il conto volte l'armadio svanitore. E Bellatrix e Greyback, che stavano all'altro armadio svanitore da magia sinister, cicciano fuori i Mangiamorte Hogwarts. Pork! Bravo Drago, attore Tom Felton, che fa la faccia che te fa capire che Drago di sta storia non è mica tanto contento, eh. Io capisco chi odia Drago Bullettino, te capisco. Ma il personaggio è scritto bene, perché capisci che è stato messo in mezzo dai genitori. È stato per stato imbeccato. Che schifo, i bambini, che schifo. È il classico Bullettino, sì. Ma ammazzalli, mi pare esagerato. E poi, chi più per culo? Questo è Drago, fidatevi. Certo, non asserebbe un dito per salvarli, eh. Ma ammazzarli. Non vuole fa quello che dovrà fa. E ritorna smaterializzandosi. Lui si smaterializza perché stanno a fatto gli esami per la smaterializzazione. Visto che stanno per diventare maggiorenni, a 17 anni. Ed è tipo la patente loro. C'è il patentino da smaterializzazione proprio. E questa è la prima volta che Harry si smaterializza. Un bel applauso. Andavi troppo forte. I vecchi dicono tutti così. Presto, signori! Andiamo da Madame Pringles Chips San Carlo Greek Rock Wagos! No, no! Portami Piton! Ma dai, Piton mi sta sul cazzo! Piton è bravo! Sì, vabbè. Harry sta a pedasse, ma si sentono dei rumori. Porc pietrifictus totalus! Harry viene paralizzato da Silente. E il tempo che Silente lo paralizza è il tempo che Draco ci mette per disarmarlo. Perché sennò ti pare che Silente si fa disarmare. E infatti, disarmato! Che succede? Che è sta musichina? Che è un evento importante? No, perché il doppiatore del Drago è lo stesso di Kira. L'ho messa per questo, fidate. Né niente. Non è appena successa una cosa fondamentale che il quaderno che casca levate. No, congratulazioni tra Kira. No, niente. E invece qua non va così. Niente pietrifictus totalus. Nasconditi, Harry. Col cazzo. È importante! Ma stai una chiave che combattiamo insieme! Ma così ti ammazzano! E sti cazzi! Ma te pensi veramente che te lascio da solo qua? Pietrificus totalus! Questo doveva succedere se Silente si metteva a parlare con Harry. Perché non l'avrebbe mai convinto a lasciarlo crepa lì! Mai! Anzi, si sarebbe pure incazzato, Harry! Harry N! Per questo lo pietrifica! Perché Silente è sveglio! Già lo sa che non tratti col prescientissimissimo! Fidati di me! Va bene! Questo figlio di puttana, scusa lì, di Depp e te, non è Harry! No! Arriva Draco! Con chi sta parlando? Da solo! Sono svampito, lo sai! A me pare sempre imbruttito un cazzato! Draco, ma che cosa vuoi fare? Tu non sei un assassino! Come sa cosa sono? Potrei sconvolgerla! Qualcuno comunque deve pur farlo! Anche a costo di andare fuori di testa o rimetterci la vita! No! Mannaggia, qua tocca fa un video a parte solo per sto pezzo. Non mi puoi parlare d'omicidi con la voce di Kira. Non puoi. Ma te le cerchi proprio. Madonna, i memini. La miniera dei memini. Meminiera. Basta cervello, basta divagare e andiamo avanti. A quanto stavo dei video? Non c'ho, mamma mia, non c'ho io pensato. Intendi la collana fatturata o l'idromele barricato?
E intanto Harry si guarda. L'Harry vero fosse stato libero dal Pedificus Totalus, gli dava una capocciata da dietro. Tentativi un po' debolini, non ti pare? Secondo me non te sei impegnato veramente. Lo diceva pure il cappello: è serpe verde ma non si applica. Sono stato scelto, anche io sono il prescelto de quell'altro però. L'antipote è ufficiale, anche Draco è un mangiamorte. E infatti Harry, al pezzo quando li spiava la cerimonia, ha visto che si sfrugugliava il braccio, ma niente di più. Ma non ti preoccupare, niente che la chirurgia laser non possa levare. Tutto a posto, Draco. Bucio de culo, non hai ucciso nessuno. Sei ancora in tempo. No, Silente se fa disarmare. Cioè, anziché Protego, che lui deve solo pensarlo, per sbaglio ne appaiono sette. No, vabbè, se fa disarmare da Draco così. No, perché, come t'ho detto, stava a fare un'altra cosa. E a sto punto, Harry, con Silente disarmato, si domanda se n'era meglio portasse un sacchetto di rospi de menta. Perché a sto punto, fai qualcosa! Oh! Arriva altra gente, de male in peggio. L'armadio svanitore, siete, eh? Oh, vedi, qua ti sei impegnato di più a ripararlo. Tu non sei un assassino. Lo so, però me seccano me e la mia famiglia, che è tutta un'altra cosa rispetto a solo me. Capimo, Draco, veramente. Pure la mammina e il papino secchi. Comunque bravissimo Tom Riddle, Felton. Bella scena, se vede la disperazione di Draco. Vabbè, t'uccido sì, no boh. Si uniscono l'altri mangiamorte alla festa. Bravo Draco, grazie zia. Ma che te sei magnato, Dobby? Il prossimo film. Ma quanta bella gente. Mi dispiace, ma siete un po' troppo fuori corso per frequentare la scuola. Dai Draco, dritto per dritto, uccidi il mago più bravo di tutti i tempi. Che cazzo, Harry adesso si rende conto di sta a teatro. Harry è diventato come noi, spettatore. Ma chi sei tu? Ok, dai, vado. Era ora. No. Shhh. Boom, arriva Piton. E dai. Visto che è arrivato Piton e mi sono reso conto. Mini. Spieghino del buonicino. A scuola, prima che i mangiamorte arrivassero, c'è stata una battaglia tra i mangiamorte e Ginny, Neville, Luna, altra gente che arriva da fuori, come Bill e Floor. E Harry dà la rimanente Felix Felicis ai suoi compagni de scuola, per non farli secca. E infatti si salvano tutti. Fine, via. Però ormai sta morto a questo. Cioè, tanto non c'è un cazzo. Dicevamo, dai, Piton. Però che schifo. Però e dai, siamo salvi. Mo ci pensa Piton. E infatti, Severus, Blitz, Avada Kedavra. C'è pensa Piton a uccide Silente. Però rivediamo un attimo la scena, perché sta scena è un'altra di quelle che mi è rimasta nell'ipotalamo, nel cervelletto proprio. La sento sulla nuca che preme, perché è bella. Qua Silente supplica Severus, per favore. E Harry se caga sotto, da paralizzato, perché non ha mai sentito Silente supplica. E i mangiamorte ridono. Ah, silly, ste merde, pensando che stia supplicando per salvarsi la vita. Ma invece supplica per... te lo dico fin dopo. Capito, la doppia lettura, bellissima. E quindi, ma mica, ma quando mai lo fa? Vedi che bravo. Boh, Silente muore, tradito da Piton. Silente, l'unico che se fidava di Piton e diceva all'altri: ma no, Piton è bravo, e non voglio sentire storie. Quanto cazzo odi Piton. A fine del sesto libro lascia perde, senza sapere. Vabbè, Harry qua proprio, innanzitutto si rende conto che non è più pietrificato e capisce, siccome l'incantesimo è finito, che Silente, proprio per forza, è morto. Addio Albus, Ulfric, Brian, tutte cose Silente. Insegna gli angeli a imbruttire a tutti senza motivo e a non fermare i maghi biondi incazzatissimi perché io ho in pe... L'altro attore era meglio. Sì! Oh, marchio nero! Ma là ci hanno messo il marchio nero! Però dopo, sempre dopo. Harry e Silente lo vedono da Hogsmeade il marchio nero. Vabbè, basta che l'hanno messo, io sono contento. L'hanno voluto far proprio alla Red John. Cioè, dopo l'omicidio, marchio nero. I mangiamorte se danno. Piton si è salvato le chiappine dal voto infrangibile. Ha dato una mano a Draco nella sua missione, che era uccidere Silente.
Voldemort gli ha detto di uccidere Silente, sapendo benissimo che non gli avrebbe mai fatta. Era più per punir Lucius. Quindi Piton era veramente cattivo? Veramente una spia? 007 Verus? Licenza dei doni della morte? Harry li lascia andare tranquilli. Ma sì, hanno solo ucciso il tuo mentore. Ci ripensa e li insegue. Ah, ecco. Infame! Infiamme! Hagrid! Harry si è abbastanza rotto i boccini. Deve vedere quelli che ama crepare male davanti a lui. Comprensibile, comprensibile. E ora sa anche che è stato Piton a vendere i suoi genitori. La storia che t'ho detto a fine riassunto di prima. Perché gliel'ha detto la Cuman. C'è sta pure la Cuman in sto film, in teoria. Che Piton origliò il suo colloquio con Silente alla testa di porco. E quindi è doppiamente incazzato con Piton. E prova a fargli la bua. Ma Piton è più bravo. Fio da merda, bus! Te faccio malum! Damn, it feels good to be a gangster. Divorzio da Tim Burton, bus! No, come no? Posso fare quello che voglio dalla mia vita? No, sta buona coppotte. Appartiene al signor oscuro. E uffi però. Harry, che ora è Harry, perché nonostante le botte si rialza sempre più incazzato. Harry era un Hulk. Non ci vuole stare. Pare psicopatico stavo. Prima il sottoscala. Non pietrificus total usato. Guardiamo Silente che pare. Mo va al suicidio. Ma allora va al suicidio quando Silente era vivo, no? Però dagli, è vero Harry? Sectus sempre. Tu osi rivolgere i miei incantesimi contro di me? Non mica so tua. So del principe mezzo sangue a freebooter. Tu dai del freebooter a me? È uno studente di Hogwarts che non abbiamo capito chi è. Ma è uno che ho imparato ad amare. Un amico che non ho mai conosciuto. Sai, Potte, mia madre si chiamava Eileen. Eileen Prince. Perché finiamo a parlare sempre di madri? Ma che ne so? Come si chiamava? Eileen. Eileen? E Lione? Dì che scuola sta cercando. Eileen Prince. Ed era una maga. Mio padre, invece, era babbano, sai? Come Voldemort? Sì. Come me? Come te. Anche se tu sei tre quarti blood. Siamo tutti uguali. Tutti impisciati che madre, tutti mezzo sangue. Sti tre sono i personaggi più importanti. No, Silente. Harry, Piton e Voldemort. C'è una stessa storia. Passato da abusi brutti in famiglia. Mezzo sangue. Orfani. Impisciati che madre. E dai, ma quindi? Se sta cercando di fare amicizia è un po' troppo tardi. Io sono mezzo sangue. E ho il cognome Prince. Prince mezzo sangue. Mezzo sangue Prince. Prince che vuol dire? Principe. Un principe. No, Prince. Perché siamo in Italia. In lingua originale è Prince. Ma do il colpevole il cantante. Io so tuo padre. No, ero un maiale. Io sono il principe mezzo sangue. Mezzo papano. Oh my God. Boom! Stupefacium nel cervello di Harry! L'amico che non aveva mai incontrato, ma a cui si era affezionato! Il principe che ammirava tanto, che era così intelligente, che era bravo, talmente bravo, che Harry lo freputava! Tu, che dici tanto di non vedere i video mio, di non apprezzarmi, però nei fatti m'hai freputato per tutto l'anno! E Lumacorno, che bravo, che bravo! Il principe mezzo freputato! Eh? Che dici sempre Piton? Che schifo Piton! No! Ciao Gilderry! I mangiamorte se danno. Tutti stanno sotto la torre d'astronomia. E perché? Perché c'è Silente messo per così che don't feel so good. Ah, giusto, giusto. Harry non la prende troppo bene. E te credo. Sono tre anni che vede gente schioppa. Se non calcolavo i genitori. Ma non è che può vedere Terstal. Ce l'ha proprio impressi sulla retina. E infatti tutti presa male. Perché l'ultimo baluardo vero contro Voldemort, l'unico mago che lo faceva caga sotto, non c'è più. E come si fa? Alzama la bacchetta. Dai, Goku, prendi la mia energia. Anche la mia. Non stava un concetto. Certo, che cazzo fate? Spingiamo il marchio nero. Ah, ok. Pezzo alla Cedric. Namo, Harry. No! Oh, tu di leva sto vizio da appiccicati i cadaveri, eh? Portano via Harry. E Fanny? Se da, Fanny la fenice. Fanny la fenice risolutrice. Altra grande perdita. E mo chi risolve tutto? Perché le fenici fanno così. Se affezionano un uomo bravo per tutta la vita. Poi quando l'uomo crepa, piangono piccole angele. E poi se ne vanno via. In cerca di un altro mago bravo. Non è che passa in eredità, che ne so, a Harry. O a un figlio se ce n'avesse avuto uno. No, fanno come gli pare. Eppure Fanny esce di scena. Addio! Insegna agli angeli tutto. Perché sapeva fa tutto, sta felice.
rientra dentro l'ufficio dei Silente. Ma sì, dai, altri filler per finire. Il film lo fa per te. Per non smettisse, no? Se c'è una cosa che ci assecca per il libro per troppo tempo, io finisco pezzi. Do cazzo sta il funerale dei Silente, oddio, oddio, oddio. Se non hanno messo il funerale dei Silente, io chiedo. Harry si sta per fregare la bacchetta quella figa, ma arriva la McGranit. Harry, cosa tu? No, voglio che tu sappia che significavi tanto per Silente. Lo so benissimo, veramente, i filler frasi fatte, minutaggio a cazzo per significavi tanto. Sì, beh, vado a cercare gli Horcrux. O hai altre frasi cringe da dimmi? Chi ha tempo non aspetti, gira tempo. Arrivederci. Primo piano del quadro dei Silente. E infatti, regà, cioè, se volete parlare con Silente, eccolo. Non è morto. Non ha senso la morte con sti quadri. Spiegateci sti quadri, GIF immortali. Funerale dei Silente. No, Harry Hermione. Dov'è il funerale dei Silente? Pensi che Malfoy lo avrebbe seccato per davvero? Nah, sta una merda pure lui. E io non ho fatto niente. E infatti per come andate è omissione di soccorso. Per come hanno messa nel film Harry Pietrificus total usato in teoria, Harry. Tranquillo, almeno c'è un Horcrux, dai. È fake. Aprilo. Made in Doomstrang. Cazzo. Oh, il biglietto. Oh, Rab. Bravi che avete messo. E va bene pure che l'ha messo dopo, perché prima c'era la scena per spezzarla per abbrutto. La scena strappacuamenti dagli occhi dei Silente. Eppure meglio. Al signor oscuro. T'ho beccato. Forse crepo, ma t'ho beccato. Rab. Ah, ma quindi Silente ha bevuto la pozione che l'ha indebolito e poi si è fatto ammazzare? Per niente. How could this happen? Volare. In tutto questo non c'è Ron. Ma dove sta Ron? Ma perché Ron non lo cagano e quando lo cagano gli fanno far coglione Super Comic Relief? Ah, eccolo. Che fa il Super Comic Relief? L'ha presa bene dei Goggini. Lo vedo. Gli puoi dire che la lascio. Siccome non c'è la scena Goggini del dopo funerale, digli che lo faccio per lei. Che Voldemort potrebbe usarla contro di me. Always and Gamot. Che non è lei, sono io. E che poi la chiamo e gli mando un gufo io. E che somiglia troppo a mia madre, Cristo. Ok, ma diglielo di star tranno, no? Non tornerò ad Hogwarts. Harry, devi finire gli studi. No, no, non è vero. Non il colpo di scena dei colpi di scena incredibili colpi di scena. Manco Hermione vuole finire gli studi. Me daranno i mago honorem. Perché vuole seguire Harry all'avventura. È troppo pericoloso. Harry, ma do cazzo vai da solo? Mo sul serio, Do cazzo vai? Dai, che ora presento il 77% del cervello della banda. Tiè, dai, va a fare la pozione pure di succo. Senza il libro del principe mezzo babbano. Vai, io l'ho fatta a 12 anni. Ecco appunto. Venimo con te. Pure tu, Ron. Tanto a me mi bocciavano uguale. A sto punto. Basiti. Frase fatta. Quanto è bella Hogwarts. Ecco Fanny. Ok, l'hanno messa alla fine che se dà. Se può fa. Se capisce che se dà. Cioè, no. Ma è un bel modo per finire il film. Orizzonti. Sempre orizzonti, Sti film finiscono tutti uguale. Il Cosmo Piccione. Fine. Ma che fine? C'è lo spiegone finale. Anche se sto film è stato tutto uno spiegone, qua veramente non si sono regolati, Tu non puoi capire le bestemmie e le precauni mentre lo vedevo. Sarebbe stato da fare scena live. Guardavo 2 minuti, mettevo pausa, rosicavo e continuavo. Spieghino finale del Trono del Muori. Nella parte finale con i Mangiamorte, già t'ho detto, c'era pure altra gente. C'era pure Hagrid. Tutti a stupefici umallo. Ma Hagrid gli rimbarzano perché mezzo giganti sono resistenti. Piccola curiosità, c'erano anche gli Wesley, sempre in prima linea. Luna e Neville, il quasi prescelto, senza paura grande. E infatti pure lui lo poteva essere benissimo per i motivi che già t'ho detto. E se ferisce pure. Anche Gala Felix c'ha sempre zella. E Bill, che in questa battaglia viene morso da Greyback. Il lupo mannaro, come Lupin. Oh, siamo fratellini morsichini adesso. Cioè, che tragedia. Ma non era lupo mannaro Greyback quando l'ha morso. L'ha mozzicato da uomo. Cioè, hai capito questo come sta? E quindi si trasformerà? No, sì, boh, non si sa. Però è diventato brutto. Non come Moody, ma quasi. Ed è un peccato, perché era il più bello degli Weasley. E infatti stava con Fleur. Sta con Fleur. Se devono sposare. E Fleur dice un'altra di quelle cose che ti rimangono nell'anima. Perché, come t'ho detto, Molly la odia. E gli dice tipo, quando stavano tutti disperati con Bill sul letto mezzo distrutto: ora che è così brutto, non lo
vorrei più! Struzza Molly! Ma lo dice un po' perché è sconvolta, un po' perché sta sulle palle, Flor. Non giudichiamola. E Flor? Non c'è problema! So abbastanza bella per tutti e due! Genio, fenomeno, ma quanto devi... sei qualcuno! E battaglia di Hogwarts, che è il preludio della battaglia che verrà al fin dopo. Ma soprattutto, la cosa maggiore secondo me che hanno tagliato, a parte i Gaunt, è... Merop! Oh, la madre di Voldemort! Te l'ho detto che stasera è impicciata con le madri, e il sacrificio delle madri, e la Rowling che non sta proiettando manco per niente il fatto che lei sia madre. No, 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 no. Già ti ho detto di Orvoloson, padre violento babbanista discendente di Salazar, che a una certa morì, e Orfin, fratello pazzo fracico attacca a babbani, che venne arrestato. Quindi Merop, a una certa, dopo una vita di sevizi e abbozzamenti, si ritrovò sola. Ora, Merop amava un giovane babbano. Te puoi immaginare Orfin Orvoloson come la pensavano. Di nome Tom, che abitava in una bella casa sulla collina con un giardiniere di nome Frank. Tom era bello, Merop no, ma era bella dentro. Fino a un certo punto, visto quello che fa, Tom se ne accorse che era bella dentro e se ne innamorò. Fine. Non funziona così la vita. Cosa fece Merop allora per farsi notare? Gli mandò la richiesta d'amicizia su Babbano Book? No, filtri d'amore. E te l'ho detto che sono pericolosi. Che poi hanno spinto così tanto sui filtri d'amore, potevi metterci Merop che usa i filtri d'amore, no? Cazzo. Vabbè, l'hanno usati solo per fare i pezzi Dawson Creek, Dragon Ball Evolution. Improvvisamente questo ricco babbano di buona famiglia si innamorò di sta mezza barbona praticamente, e fuggirono insieme. Ah, che bella storia! Sì, proprio. Merop andò avanti così per anni, o almeno mesi, a filtri d'amore. Te pensa, Tom, anni, mesi, quello che è de prigionia? Cioè, alla fine Merop rimase incinta. Violenze sessuali ai danni di Tom, non voglio sapere niente. È così. Dopo che rimase incinta, Merop smise di dargli sto filtro d'amore, perché pensò che a sto punto il danno è fatto. Tom si fosse veramente innamorato di lei. E infatti, fu così. Vissero felici e contenti. Fine. Ma te che? Tom, tornato in se stesso, la prima cosa che disse fu: denunzia querela! E tornò a casa. Però non la prese troppo bene. E visse de stenti. Nonostante se poteva creare quello che gli pareva con la magia. Tranne la roba da mangiare, ok. Ma te puoi creare una K47 e una caccia. Capito? Io di per dire. Ma Merop era una tipa un po' così. Un po' depressina, emotiva, discontinua. Se era happy, la magia gli funzionava. Se no, no. E addirittura per sopravvivere vendette la collana Serpe Verde, che s'era inguattata senza prezzo, per 10 galeoni bruzzolosi al negozio Sinister, bastardo Sinister ladro, che poi la vendette a Smith per una cifra, proprio una cifra. Hai capito com'è andata a finire Smith? Merop successivamente morì nell'orfanotrofio che abbiamo visto quando Silente va a trovare Voldemort. Le sue ultime parole furono: chiamatelo Tom come il padre e Orvoloson come il nonno. Ma sei sicura? O piano per culo, eh? Promise me, Ned! E poi boh, giù per terra. Voldemort scoprì tutto questo, ma manco gliene fregava niente alla fine. Disprezzava la debolezza della madre e la banalità babbanità del padre, e si creò un nome tutto suo, cominciando a riprendersi tutto ciò che era suo, eppure de più. Finché inizio del primo film. Fine! Mo fine! Cazzo! Sto film non era Harry Potter, raga. Tu leggi il libro, se non l'hai mai letto, lo riguardi e fai: che cazzo sto vedendo? Che cazzo sto vedendo? Ma perché hanno levato la roba seria per mettere le cazzate e per farlo tineggerino? Viva l'America! A sto giro più che mai. In 2 ore qualcosa dei film, più di mezz'ora a tenesse bassi, so filler dei Ginni che allaccia scarpa Harry, damo fuoco alla tana se, corva che sfratta, cameriere, modelle, tutte altre cose che t'ho detto, t'ho secchiate, calderonate, de roba.
ma... Ultima cosa su Silente, 2 secondi, visto che c'ha più. È stato trattato malissimo come personaggio. Quello dei primi 2 film era molto più Silente, che rideva, cazzo, rideva. E nei film dopo non le abbiamo viste, non le hai viste le sfaccettature di Silente. Silente che ride, Silente dai Dursley, Silente con stile, Silente che sbraga tutti Auror. Il classico tipo allegro che quando c'è da incassasse se incassa e tutti madò. Se tu hai visto solo i film, vatti a leggere i libri, almeno per capire chi cazzo era Silente. Se ti piace il personaggio, ho visto che è pieno dei fan Silente, perché te stai a perdere roba, compreso il legame vero con Harry. Non sono preoccupato Harry, sono con te. Ah, che c'era pure come scena e l'hanno tagliata, bastardi. Mettete i filler, bravi bravi. No che deve arrivare la McGranit a dire era importante per lui se ne avessi capito. Ma va. Comunque sono contento che tanta gente mi ha scritto dicendo che ha comprato proprio i libri. Cioè sto spingendo la gente non a vedere il film, a legge. Cazzo, ma che veramente è una responsabilità, eh? Grazie, sono contento. Qualcuno mi paghi però. Rowling, le scuole, lo Stato. Bravi comunque. Venite dal lato di quelli che sanno e fate gli snobbettini serpevertini coi bambani dei film. No, non si fa. Anzi, si dice e si fa conoscere pure a quelli che hanno visto solo i film, che so fan pure loro. E secondo me sarebbero contenti di dirgli le sottotrame, che gli fanno capire le cose e farebbero... Ah, ma allora non sono un deficiente io, è proprio il film che non ti fa capire un cazzo, eh? E sono tutti happy, tranne il signore, perché sto film è un'offesa a Dio. No dai, che io manco me la voglio piare col regista, cioè... Con chi l'ha scritto me la piglio. Chi l'ha scritto? Steve Kloves. Steve, falla finita, Steve. Steve, accio zappa, Steve. Ci vediamo al prossimo film. L'ultimo, il penultimo. L'hanno diviso in 2. L'hanno capito che se c'è sta troppa roba dividi in 2. È lo stesso ragionamento che faccio pure io in piccolo. Ora già mezzo. Potete farlo pure con questo. E soprattutto quello prima, che è il più lungo del libro. Tanto la gente te lo vede ed è pure contenta di vedere le cose che si incastrano. Vabbè, basta parlare. Sto borbottando ormai. Alla prossima. Ciao ciao.